Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo oggi la festa dell'Ascensione e anche noi, per registrare questa buona novella, siamo ascesi, prendendo naturalmente l'ascensore, fino a questo piccolo terrazzo della Curia Arcivescovile di Lanciano, luogo dal quale è più facile vedere il cielo, il luogo verso il quale Gesù appunto è asceso, ma luogo dal quale è più facile vedere anche la terra, tutta la città, tutte le case dove Gesù ha inviato gli apostoli e i discepoli. Perché l'ascensione è proprio questo, il termine dell'attività di Gesù su questa terra e l'inizio dell'attività della Chiesa. Da oggi tocca a noi. 2000 anni fa è toccato agli apostoli, ai primi discepoli, oggi tocca a me e a voi, Chiesa del XXI secolo, Chiesa del 2000, annunciare e testimoniare ciò che Gesù ci ha chiesto, e cioè la sua morte e risurrezione, la conversione e il perdono dei peccati. La festa dell'Ascensione, poi, è l'unica festa in cui la prima lettura e il Vangelo raccontano lo stesso evento, lo stesso episodio, per di più scritto dallo stesso autore. Il Vangelo di Luca, che abbiamo ascoltato, e la prima lettura dagli Atti degli Apostoli raccontano entrambi l'ascensione di Gesù al cielo. Questo episodio, infatti, gli studiosi lo chiamano cerniera, proprio perché lega la conclusione del Vangelo all'inizio degli Atti degli Apostoli, all'inizio dell'attività della Chiesa. Naturalmente, partecipando alla liturgia, vi accorgerete che ci sono delle differenze fra l'uno e l'altro, che a prima vista ci sembrano non spiegabili, addirittura illogiche. Ma del resto anche questa è l'esperienza che facciamo quotidianamente. Se noi dovessimo raccontare la mia vocazione al sacerdozio e voi la vostra vocazione al matrimonio e alla famiglia, non è che useremo sempre le stesse parole, non è che diremo sempre le stesse cose nello stesso ordine, racconteremo sempre la nostra vocazione, ma lo faremo in modo diverso. Del resto, San Paolo negli Atti degli Apostoli 3 volte racconta la sua conversione, il suo incontro con il Signore sulla via di Damasco, e tutte e 3 le volte con sfumature differenti. Quali sono le differenze che questi 2 episodi raccontati, quest'unico episodio raccontato dai 2 testi, il Vangelo e gli Atti, ci presentano? Una differenza di luogo e una differenza di tempo. Il Vangelo sembra raccontarci che l'ascensione avviene nella sera stessa del giorno di Pasqua e che però Gesù, dopo essere stato in mezzo al cenacolo insieme con i suoi discepoli, li conduce sulla montagna verso Betania, mentre invece gli Atti degli Apostoli ci dicono che Gesù ascende al cielo 40 giorni dopo la Pasqua, ma sempre a Gerusalemme, nel cenacolo. Anche questo lo possiamo comprendere. Quando
Noi stiamo aspettando una persona, specialmente se è una persona alla quale teniamo, un minuto ci sembra un'ora e quando quella persona è arrivata, un'ora ci sembra un minuto. Come diceva una famosa canzone di qualche tempo fa, è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. E lo stesso Pietro, nella sua prima lettera, ci dice che davanti al Signore 1000 anni sono come un giorno e un giorno come 1000 anni. E poi anche gli spazi a volte sfumano, a volte ci rimane il profumo di quello che abbiamo fatto, la sensazione di ciò che abbiamo vissuto, ma i contorni degli spazi a volte appunto cominciano a perdersi. È sempre difficile raccontare le esperienze spirituali, è sempre difficile raccontare le esperienze del cuore. Facciamo fatica a raccontare ciò che proviamo di fronte a un'alba o a un tramonto, facciamo fatica a raccontare ciò che succede nel nostro animo dopo che abbiamo ascoltato una musica bella oppure dopo che abbiamo visto una splendida opera d'arte, facciamo ancora più fatica a raccontare i nostri sentimenti e le nostre emozioni affettive. Chiediamo a una mamma di raccontare cosa prova mentre attende un bambino portandolo nel grembo. Chiediamo a una mamma di raccontarci cosa prova quando quel bambino per la prima volta lo tiene fra le braccia o a un papà quando per la prima volta lo può stringere. Chiediamo a un uomo innamorato cosa prova quando è abbracciato alla donna di cui è innamorato e viceversa. Chiediamo a chi è amico di raccontarci ciò che prova incontrando e vivendo insieme con i suoi amici. È difficile farlo, ancor più difficile quando queste esperienze hanno a che fare con il divino, hanno a che fare con Gesù, vero uomo, ma anche figlio di Dio, vero Dio. E allora cerchiamo di ripercorrere ciò che il testo ci ha detto per mantenere nel cuore il tesoro grande che oggi Gesù ci consegna. Gesù, come vi dicevo, quindi sta in mezzo ai suoi discepoli nel cenacolo e i suoi discepoli hanno timore vedendolo, lo scambiano addirittura per un fantasma. Dobbiamo ricordarci infatti che anticamente non si credeva nella risurrezione dei corpi e che quando una persona era morta per sempre. Di lui rimaneva un'ombra, di lui si poteva percepire la presenza appunto come quella di un fantasma. Vi posso fare due esempi della letteratura. Nell'Odissea c'è il viaggio di Ulisse negli inferi per incontrare Achille. Quando lo incontra, Ulisse gli dice: «Eri il migliore quando stavi in mezzo a noi, il più coraggioso, il più valoroso. Adesso che sei qui, sei il migliore anche qui, sei il capo di tutti». Ma Achille gli dice: «Non indorarmi la pillola, caro Ulisse, io preferirei stare ancora sulla terra, casomai per fare il bracciante, piuttosto che essere qui a capo di queste ombre, a capo di questi fantasmi». E lo stesso Enea, quando insieme con la Sibilla scende agli inferi per incontrare suo padre Anchise, prova ad abbracciarlo, ma le sue braccia non stringono nulla. Gesù allora vuole far comprendere ai suoi discepoli che lui non è un fantasma, che la sua presenza in mezzo a loro è viva, reale, concreta. Addirittura chiede loro di portargli qualcosa da mangiare, perché i fantasmi appunto non mangiano. E poi li conduce verso Betania. Perché li conduce verso Betania? Prima di tutto per far fare a loro la stessa esperienza che il popolo degli ebrei ha fatto uscendo dalla schiavitù dell'Egitto e attraversando il deserto arrivò nella terra promessa. Il libro dell'Esodo ci dice che Dio conduceva il suo popolo dalla schiavitù alla libertà e Gesù fa la stessa cosa.
conduce i suoi discepoli dalla schiavitù di Gerusalemme, di una concezione antica della legge e della fede, in cui Dio viene visto come un giustiziere, come colui che premia i buoni ma castiga i cattivi, viene visto come colui al quale bisogna pagare qualcosa per ottenere un favore, attraverso la preghiera, attraverso le offerte, attraverso l'incenso, e questo è tutto sbagliato, e li porta a Betania, dove era la casa dell'amicizia, la casa di Lazzaro, di Marta e di Maria, il luogo dove Gesù era stato accolto, il luogo dove Maria si era seduta ai suoi piedi per ascoltare la sua parola e aveva sparso sul suo capo e sul suo corpo il profumo del nardo, il profumo dell'amore sponsale, il profumo di un amore che si dona fino in fondo, simboleggiato dalla rottura del vasetto di alabastro, il luogo dove Marta si era messa al servizio di Gesù e degli apostoli e il luogo dove Lazzaro era stato risuscitato a vita nuova, perché appunto gli apostoli capissero in che modo dovevano condurre la vita della nuova comunità, della Chiesa che stava nascendo. Una Chiesa dove non c'erano padri e padroni, perché c'è solo il Padre del Cielo e in cui tutti siamo fratelli. Una Chiesa che deve emanare il profumo dell'amore fino in fondo, che deve essere disponibile al servizio, che deve sedersi nell'ascolto della parola e che deve testimoniare la vita nuova donata da Gesù. E lì, a Betania, nella montagna verso Betania, Gesù sale al cielo benedicendo i suoi apostoli. E questo della benedizione è l'atto conclusivo della vita di Gesù sulla terra. Egli non ci lascia un giudizio di condanna, ma ci lascia un gesto di benedizione. Quella benedizione che all'inizio del Vangelo di Luca il sacerdote Zaccaria non poté pronunciare perché non avendo creduto all'annuncio dell'angelo che sarebbe diventato padre di Giovanni Battista, era diventato muto, ora viene fatta da Gesù e questa benedizione di Gesù durerà per sempre. Di questa benedizione di Gesù anche noi sperimentiamo oggi i frutti. E i discepoli adorano Gesù, si prostrano in adorazione. È la prima volta che i discepoli lo fanno per ricordarci l'atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti di Cristo, l'unico che dobbiamo adorare insieme con il Padre e lo Spirito Santo. E Gesù a loro dice, come già vi accennavo, di tornare a Gerusalemme, di non fuggire da Gerusalemme. Gli apostoli erano tutti della Galilea e non andavano molto d'accordo con i giudei e soprattutto con gli abitanti di Gerusalemme. Sarebbero dovuti tornare a Gerusalemme ad annunciare la conversione, ma gli abitanti di Gerusalemme presupponevano di non aver bisogno di convertirsi, pensavano di essere giusti, di essere pii, di essere religiosi. Ma proprio a loro bisognava annunciare questa conversione. Agli abitanti di Gerusalemme, gli apostoli avrebbero fatto volentieri scontare quello che avevano fatto al loro maestro. Certo, non erano stati direttamente loro a crocifiggere Gesù, ma loro avevano gridato «sia crocifisso». E invece Gesù dice «anche voi vi dovete convertire, tornate lì, a Gerusalemme, e lì annunciate la mia Pasqua, la mia morte e risurrezione, lì annunciate la conversione, cioè la necessità di cambiare logica, di cambiare modo di pensare, di cambiare modo di parlare, modo di agire». E lì annunciate anche il perdono dei peccati, perché il Dio che io vi ho annunciato è il Dio che è amore, solo amore, per tutti, per i buoni e per i cattivi, per i giusti e per gli ingiusti.
Ovviamente il Signore ci chiede il cambiamento, ma Lui è buono, non ci costringe al cambiamento, non ci obbliga al cambiamento. A me e a voi, cari fratelli e care sorelle, oggi Gesù chiede la stessa cosa che chiese ai discepoli. Nel nostro ambiente, nella nostra Gerusalemme, quella che a volte ci sta stretta, quella dove a volte non ci sentiamo accolti e capiti, lì annunciamo la morte e la risurrezione di Gesù, lì annunciamo la conversione e il perdono dei peccati. Nella Gerusalemme dove ci troviamo, con le persone che conosciamo, nei luoghi dove lavoriamo, dove andiamo a divertirci, dove andiamo a pregare, lì diamo testimonianza, con la vita, prima che con le parole, dell'essere stati vicino a Gesù, di aver fatto questo incontro di salvezza. E in questo modo, finalmente, potrà iniziare il tempo della Chiesa. Da soli non potremmo farcela, ma come Gesù ha ricordato agli Apostoli, oggi lo ricorda anche a noi, dall'alto arriverà la forza che il Signore ci ha promesso. Dall'alto arriverà lo Spirito Santo, che come già sappiamo ci insegnerà e ci ricorderà ogni cosa. Buona evangelizzazione, buona testimonianza a me, a tutti i presbiteri, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose e a tutti voi, fratelli e sorelle laici, a tutti voi sposi, a tutte voi famiglie.